Con la presentazione delle maglie è il coronamento, no? Di un lavoro che è stato lungo, non facile, ma alla fine grande risultato. Sì, 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 era una, diciamo che rientrava nelle nostre, nei nostri obiettivi. Era per noi importante avere degli sponsor del territorio. Avevamo anche altre possibilità, forse economicamente potevano essere anche più interessanti, ma noi volevamo appunto i nostri sponsor aretini e perché no, ad esempio uno in particolare che desideravo era appunto un OR perché mi riportava indietro nel tempo, bei ricordi, e quindi per me è stata una grande soddisfazione. Sono convinto e sono sicuro perché conosco poi il risultato anche di questo grande successo, insomma è stato molto apprezzato dalla città questo. È un bel momento considerando le difficoltà quando Tiziana Nisini è diventata assessore allo sport, chi l'avrebbe mai detto? È vero, rispetto a un anno fa, oggi è una giornata serena, tranquilla e anche felice perché è cominciato un nuovo campionato, oggi c'è stata la presentazione delle maglie, ma si inizia insomma con un'altra... come si può dire, in maniera molto più tranquilla e serena, anche con la gioia proprio di ricominciare. L'anno scorso è stato un disastro, però dal disastro, dalla negatività di tutte le situazioni che si sono verificate, ne è uscita una città compatta, coesa, che si è radunata intorno alle difficoltà della squadra dell'Arezzo Calcio, e ne è uscito tutti a testa alta. Essere a fianco dell'Arezzo non l'ha mai lasciato solo anche nel momento più difficile. Sì, rispondemmo alla chiamata del sindaco Ghinelli che ha profuso il maggiore sforzo per il salvataggio dell'Arezzo. Oggi inizia un nuovo corso, Estra ha confermato la vicinanza alla nostra prima squadra, continuerà a sostenerla a patto che ci siano i risultati chiaramente, a patto che ci sia un calcio e una gestione societaria come si propone di fare questa nuova compagine a cui diamo fiducia. E quindi io ho fatto anche un richiamo a fare il calcio che ci possiamo permettere e il calcio giusto per una città come Arezzo che merita di non subire altri scossoni, di non imbattersi in altre avventure. Per questo investiamo più in noi stessi, facciamo un calcio diciamo che riparta dalle basi, dal settore giovanile e vedrete che Estra continuerà a sostenere magari anche di più su vari progetti, a cominciare appunto dai giovani. Coingas ritiene l'Arezzo come la punta di eccellenza del territorio rispetto all'ambiente del calcio, all'ambiente sportivo, quindi tutti i comuni sono ben lieti di poter aiutare con un intervento sociale che poi caratterizza Coingas da un po' di anni, anche se poi adesso svilupperà più direttamente un'attività di servizi, quindi anche più visibilità.